Salve a tutti, Francesco Fusillo per le azioni didattiche sulla postazione bifronte. Adesso mostriamo come con Roby e Nicoletta passiamo un'azione fatta didattica di costruzione di una storia su storyboard, la possiamo integrare in open board. E quindi questi due applicativi, uno online e uno residente, ci servono per creare un'attività di costruzione e ricostruzione di una storia. Boh, Nicoletta, adesso ci spieghi un pochino le attività che ha fatto Roberto alla postazione con Storyboard. Con Storyboard abbiamo ricostruito una storia che aveva scritto sul quaderno partendo da un lavoro di classe, sempre fondamentale, pescare in classe. Si stava lavorando sul cyberbullismo e quindi lui ha inventato una storia che adesso ha trasformato e gestito in vignette, scrivendo testo e scegliendo espressioni che si gestisce assolutamente in autonomia. Ed ora basta fare un download immagini. Allora, si scarica i Mi contenuti in scarico il un PDF PDF. Sta lavorando. e dopo che l'ha fatto, questo materiale verrà disaggregato e ricomposto in open board, giusto? Sì. E il ragazzino gli sarà chiesto di costruire e ricostruire la storia. In questo momento lui sta vedendo quello che fai e finché lo vede lo impara, perché è di fronte a te finché lavori. Ecco, adesso apri Open No, Board. aspetta, devo prima aprirmi il download. Deve aprirsi il download, cioè il luogo dove è andato a finire il materiale. Vabbè, devi Questo è su di scaricare. Linux Orizzonti, va negli scaricati. Eccolo Ed qua, ecco qui il file scaricato della storia. Questa PDF. è la versione demo per cui ci sono delle scritte davanti alle immagini. Con 6 euro si può comprare questo Sì, 7 applicativo, euro. cioè si può comprare il servizio. Sì. Attualmente ha due. Gratuitamente ci sono due storyboard a settimana, la possibilità di fare due storyboard a settimana sul proprio account con 6 vignette soltanto. E non si possono caricare immagini proprie. Invece altrimenti si può immaginare Altrimenti caricare le sì, immagini la proprie, casa, si toglie il demo e si può mettere il testo. sì. Fantastico. Allora adesso vediamo come, lavorando in tandem con questi due programmi, si possono importare i contenuti e giocarceli con flessibilità. Allora si Sì, quindi apre apre Open Open Board. Board. Eccolo qui. No. Ecco. Mostra desktop, si mostra quello che c'è sotto. Aprendo il browser e ho Francesco e il PDF. Marina, eccole Eccolo lì. qua. Con la E funzione adesso, importa immagini, volendo, posso importarla tutta, con la prima, tutta. nella prima pagina. Magari le prime tre, visto che mi manca il testo perché era un po' grande Poi questa con importa immagine, pagina. nella slide dei Open Board ha importato completamente l'immagine con la E stessa adesso, qualità. volendo, Roberto è anche capace. Mi ritagli le vignette e il testo, Roby? Vieni avanti, mettiti bene. Li ritagli tu. Prendi la vignetta e la stacchi, poi prendi il testo e lo stacchi, che poi li componiamo e li ricomponiamo. Ecco, Roberto taglia i pezzi di vignetta, Voilà, e te lo lo mette metti nella stessa lì. pagina. Ok, intanto mettilo lì. Vedete che lui ormai ha imparato ad usare il programma, Sì. chiede conferma all'insegnante se va bene quello che ha fatto, vedete. Quindi questa azione permette di costruire storie e poi fare un esercizio di smontaggio e rimontaggio di testo, immagini Sì. o guidati dall'originale oppure ricostruendoli. Avendo coscienza di quello che sta facendo. Quindi, ma stai lavorando sia in scienze anche in inglese. Oh, in tutte le materie più o meno. Questo lavoro di smontaggio e rimontaggio. Sì, lo facciamo in tante materie, in modo tale che ci si lavora qui e poi per la verifica però si torna di là.
Ad esempio, lui adesso finisce di tagliare. Ci si... No, Roby, me l'hai messo nella pagina, Torna torna nella indietro, pagina pagina precedente. precedente, Qua. fantastico, l'ho già capito. Questo lo devi Ecco. Quindi la prendere. padronanza del programma lui l'ha acquisita in fretta. Ecco, Dopo 2 volte che la... Bravo, cancella. lui è Quindi tu entrato l'hai dato per nell'ambiente gestirlo, sei documenti, andato a cancellare. dove vede i documenti, questi sono tutti i documenti che ha fatto, nelle cartelle divise per attività. Ecco, così vediamo anche, torna indietro gentilmente ai documenti. Torna ai documenti, Robin, qua. Ecco, qua si vedono le varie Geografia. attività divise per cartelle Aspetta che facciamo che lui ha un'analisi. Guarda, ad costruito con esempio, l'insegnante, e quindi l'interrogazione diventa ordinare, spostare, mettere in maniera appropriata le cose, e quindi anche se non parla compiutamente può dimostrare di aver capito un processo. Assolutamente, viene qua l'insegnante con la classe in geografia e lo interroga spostando le cose. Allora, lo Piuttosto. interroga spostando le cose, quindi le Sì, immagini spostando il comunicano. test, sì. Spostando il testo e spostando le risposte, la Lui parola professore. dimostra che un processo l'ha acquisito anche se non ha la parola in modo compiuto. Questo dimostra Oppure. che le immagini e le acquisizioni le posso recuperare e far dimostrare solo mettendo al loro posto le cose con ordine e Sì, e in più sequenziale. ci sono i compagni, quindi è un'interrogazione come per gli altri, oppure anche per le verifiche, le stesse, insomma, posso salvare in PDF Anche le verifiche, e fa la stamparle. verifica, stampare, fa la verifica di là, che resta agli atti, cosa fondamentale comunque anche per i curricolari. Resta agli atti e va stampata. E Bene, quindi fa allora di abbiamo là con i visto che si usano compagni. due programmi, co come importo i contenuti. Come me li gioco, Aspetta, Roby, aspetta, perché se stai devo fare una pagina esagerando. nuova, Fermati. metto i contenuti in una pagina nuova. Roberto, prova a mettere un contenuto in una pagina nuova, perché stai lavorando su quella, così si fa vedere che in realtà si costruiscono tante diapositive, non una. Ecco, Sì, aspetta. questo è quello che ha Il tagliato lui. passaggio normalmente è che si comincia, adesso questo è molto semplice per lui, si comincia col disordinare le cose, posso anche ingrandirlo il testo, si comincia col disordinare le cose, col metterle in disordine, lui deve riordinare le sequenze, prova a riordinare velocemente qua, Roby. Dalla prima vignetta, qual è la prima vignetta? Sì. Sì, ma sposta anche l'immagine, mettila in Partendo da sinistra a ordine. destra. Qua cominci com'era? Ok, da sinistra a destra. Prendi l'immagine e mettila a posto però, non solo là. Ok. Roberto sta ricostruendo la storia. Ecco Prendi, ok, che l'ha messa in perfetto. ordine. Dopodiché io normalmente arrivo, aspetta Roby, fermo un attimo, arrivo anche a eliminare questo, il Ok. testo. E c'era scritto Francesca scrive a Marina, ti ricordi? Adesso deve scrivere lui. Ok, Vai. quindi l'espansione didattica è notevole. Assolutamente. Quindi la linguistica sequenziale, memoria visiva, cogliere il significato. Si può regolare il testo nelle dimensioni dovute perché ha difficoltà anche di visione. Yes. Però lui vedo che si cerca la dimensione più corretta. Scrive. Bene, allora abbiamo visto le varie espansioni. Da una storia. Yes. Nicoletta, metti a posto perché questa è un'ora didattica, non è stata creata per questo video, giusto, Nicoletta? Sì. Allora, ringrazio Nicoletta, Cesco Fusillo per le guide sui software libero e sulla postazione e sul cocktail di applicativi Eccolo per lì, l'ha arrivare. fatto. Prego. Se vuoi far vedere, l'ha fatto. Ah, ecco. Si è anche andato a cancellare la seconda e Se l'è adesso. cancellata da sola per Sì. riscrivere. Fantastico, questo dimostra che No. l'autonomia uno se la costruisce. Fantastico. Quindi le attività che si possono fare su questo piano praticamente sono tutte linguistiche, scientifiche, matematiche. Assolutamente lo puoi utilizzare in tutte le materie, ma dipende tutto dalla tua creatività, dal tuo tempo, dalla tua voglia di costruire materiali. Grazie Nicoletta. Prego.